Eccoci qua, bentrovati con il nostro amico erborista Claudio Tardelli. Ciao Claudio, Buongiorno. eccolo qua, ciao. Oggi ci parli di quale erba? La Spirea ulmaria o ulmaria? Eccoci, intanto ti chiedo subito dove la troviamo. La Spirea cresce nel nostro paese un po' dappertutto, nelle zone, nei prati umidi un po' paludosi, diciamo. La facciamo Sì. vedere, eh? Si alza un pochino il libriccino, Cresce dal livello del mare fino a altezze già considerevoli sopra i 1.000 metri. Eccola qua, bene. Cosa ci facciamo con questa Spirea ulmaria? Sì, allora, la Spirea ulmaria è una pianta che ha una notevole, potente azione diuretica, non, quindi, però non solo capace di eliminare i liquidi in eccesso, ma anche acidi urici, cloruri, eccetera. Quindi un'azione anche detossicante importante, e poi vedremo, ci risulterà utile in diverse problematiche. Ha in più un'azione antinfiammatoria molto valida, legata a alcuni componenti del fitocomplesso, cioè dell'insieme dei principi attivi che sono presenti nella pianta. Usi Ottiene. i paroloni Ah, fitocomplesso, giustamente. no, È è un giustamente. termine È tecnico. un tuo termine da studioso. E praticamente questo tipo cioè, nell'insieme dei componenti della pianta esiste una parte particolare che si chiama salicilati, che sarebbero praticamente dei composti simili a quelli che tutti conoscono nell'aspirina, cioè Ecco. l'acido residuale civico dell'aspirina è una derivazione dai salicilati. Quindi i salicilati, trasformandosi nell'organismo, arrivano a produrre una sostanza con l'effetto antinfiammatorio come quello dell'aspirina. Ah, Tra l'altro, interessante. l'aspirina sembra che derivi da aspirina. Eccoci, in effetti Mentre c'era, i suonava la. salicilati deriva dal salice, perché questi principi sono presenti anche nella corteccia del salice in forma molto importante. E come la si assume? Si può assumere in tisana, in decotto. Ecco, la cosa rispetto al salice, ad esempio, è molto più facile da assumere per via orale, perché non è amarissima come la corteccia del salice, che ha un amaro improponibile, mentre la spirea non è così amara. Non è così. La spirea, rispetto ai salicilati chimici, cioè l'acido salicilico dell'aspirina e simili, ha il vantaggio che non è irritante per le mucose dello stomaco, anzi, una tisana di spirea ha un'azione anche antiacida e protettiva sulle mucose dello stomaco, Il che non è il che poco. non è poco. Quindi la spirea praticamente, oltre a questo, poi ha un'azione, ovviamente, contenendo questi principi attivi e avendo un'azione diuretica e anche sudorifera, ha un'azione antipiretica, cioè febbrifuga, cioè riduce la febbre. Quindi è molto Importante, interessante certo. per preparare, ad esempio, delle miscele contro la febbre anche per i bambini, perché il sapore è sopportabile anche, mentre se fate una tisana col salice, sicuramente un bambino non la verrà mai. Non l'avere, eh? Non l'avere. Senti, quindi le nostre tisane, ce l'hai una Sì, ricettina? però prima vi volevo Dire un'altra parlare cosa. dell'effetto Dici, dici. antireumatico. Noi siamo qui per te. Perché la spirea ha anche un notevole effetto antireumatico, quindi elimina anche gli acidi urici, e quindi è utile anche nella gotta, nelle Anche nella. manifestazioni gottose. E Ecco. poi è utile in tutte le manifestazioni reumatiche, reumatismi, artriti, artrosi, problematiche di quel tipo. E ora si Ora passa andiamo alla tisanina. alla Ah, tisanina. un'altra cosa, Un'altra scusate. volta. È utile anche nella cellulite. No. Ah, questo è proprio da vendere in Spesso pieno. viene messa anche nelle tisane anticellulite Ah, per l'effetto sia diuretico che antinfiammatorio. addirittura. Quindi Sicché, può sì. essere interessante anche in quel contesto. Anche in quel contesto. Ora si passa alle nostre tisane. Allora. Per febbri influenzali e febbre in genere, Spirea ulmaria 30, Sambuco fiori 20, Viola tricolor 20, Timo serpillo 20, Zenzero 10. Questa cosa serve?
febbri, febbri influenzali e febbri in generale. Ho capito. Bene. Mentre per un'altra miscela da usare in caso di reumatismi, gotta, eccesso di acidi urici nel sangue, artrosi, Spirea 20, Frassino 20, Betulla 20, Elicriso 20, Salsa Pariglia 20. Questa come sapore lascia molto a desiderare, Ecco. però è molto efficace perché ha un'ottima azione disintossicante, antinfiammatoria e antidolorifica. Bene. Allora, noi ti ringraziamo anche per questa settimana e ci Grazie a vediamo voi, alla prossima alla settimana. prossima. Ciao Claudio. Grazie per seguirci. Alla prossima. Bye bye.